forza incredibile nella mia vita. Mi ricordo quando ero in Africa, nell'83, ho visitato un campo africano che era a 30 km dal cantiere, si lavorava sempre. Quel giorno ho parlato con lui, mi ha detto: ma tu che sei, guarda, io sono qui capo villaggio, ho 45 figli, perché noi qui, quelli che siamo capi, sappiamo che avere un bambino piccolo vicino che è in collegamento, adesso sono la ghiandola pineale, sono collegati con il cielo e ci portano molta energia. Mio figlio mi ha portato moltissima energia, mi ha permesso di dire: io andavo a Napoli, vicino a quel suolo c'è inquinamento, e c'era un giovane ragazzo, un consigliere comunale di 26 anni che era contrario, c'era la destra, cioè era contrario, faceva sempre nei manifesti, scriveva tutte le sue, e piano piano ho cominciato a partecipare, c'era un movimento che si chiama Free Bacoli, ok, e faceva dei convegni e c'erano delle riunioni con questo bambino di un anno, fino a che a quando aveva 2 anni che sgambettava nella sala, mia moglie ha detto: tu vai a casa, io faccio l'attivista. A casa mi sono messo, di che cazzo faccio a casa con la DSL, mi sono messo a studiare, mi sono messo di usiamo l'internet, e mi dimenticavo sempre la chiave. Una delle cose, mi ricordo, non trovavo le chiavi, che cosa si fa? Dice quello che Frank Schallenberg, Second Opinion Newsletter, in inglese, scusate, qui c'è un problema, io so benissimo inglese. E questa cosa qui dice: se ti dimentichi sempre c'è problemi, un sistema per rimediare l'olio di cocco funziona. E ho cominciato, diciamo, terra a terra, autoistruito, a studiare tutte queste cose. Il Giosi, che è questo che è diventato sindaco, ha fatto 3 convegni fondamentali. Uno sulla terra dei fuochi e il tumore. E quindi dice: sono venuti quelli dell'OMS da Ginevra a chiederci come mai qui ci sono tutti questi picchi di tumore. Noi non lo sapevamo, le ASL non comunicano queste informazioni. Ce l'hanno dovuto dire dalla Svizzera. Allora, questa cosa mi ha fatto suonare un allarme. Prima cosa che devo studiare per esterno di questa creatura che è nata, vivere cercando di evitare le trappole che ci fanno venire il tumore. E mi sono fatto una cultura. Poi dopo c'è quello degli OGM, perché è collegato, quindi c'è GMO's Revealed. Mamma mia, un mondo di questa cosa. Poi dopo è venuto un altro, che si chiama Gigi, Luigi di Giacomo, ha fatto un convegno sui motivi della crisi finanziaria globale e mi ha introdotto su New World Order, Bilderberg. Mamma mia, mi sono fatto una carrettata di letture e di... Un minuto, Riccardo. Okay. Non finirò. Vado a dire la storia, chi siamo? Ci hanno riempito, io mi rendo conto, faccio un bilancio della mia vita. Io sono abbastanza appassionato di leggere, di informarmi, di cose. Quello che abbiamo captato, quello che io mi rendo conto è che ho vissuto una vita inutile, perché mi hanno riempito di stronzate. Bravo. La chiesa, scusa la parola, di bugie, la storia, darwinismo, esistono i giganti, sono stati annullati, esistono le strutture megalitiche, andiamo un po' più avanti, esistono gli alieni, adesso c'è la nuova agenda per confonderci di più e che rilanceranno, comunque si svelerà, Kennedy è stato ucciso perché voleva rilanciare un programma spaziale per andare a conoscere gli alieni, non per il petrolio, per questo, perché ci sono delle tecnologie che ci permetterebbero di non usare più il petrolio. Cioè, permettimi, scusa Riccardo, volete che Riccardo continui? Sì. Perfetto, allora grazie Riccardo, allora, 5 minuti di extra time. Studiando con lingua, c'era tre argomenti, la crisi finanziaria, le malattie e ho conosciuto Salvatore Renò, l'acqua, come funziona la vita, quello che diceva lei, come funziona la vita, come siamo fatti, la natura, ci hanno insegnato come nasce la medicina, 1918. Rockefeller e Carnegie si sono riuniti, dice, dopo aver dominato il petrolio, scoperto il bisogno del petrolio, hanno detto: qui c'è un problema, con la medicina ci possiamo fare un sacco di soldi, inventiamo le medicine sintetiche, hanno distrutto l'erbolistica, l'omeopatia e hanno insegnato un nuovo tipo di medicina, che è una sola continua. Finita la guerra, avevano un sacco di petrolio per i carri armati, non sapevano che fare, ci hanno inventato i nitrati e l'urea per fertilizzare i campi, quindi hanno ucciso la vita delle piante, uccidendo la vita dentro di noi. Per combattere nelle Filippine hanno scoperto il chinino, gli antibiotici per scoprire, e ci hanno riempiti di antibiotici, ci hanno rovinato tutti quanti, però hanno scoperto che questo non è una cosa grave, perché ti permette di vendere un sacco di medicine. L'industria più importante della terra è la Big Pharma, che è questa. A monte della Big Pharma
c'è un'altra industria molto più importante, che è la Federal Reserve, che produce i dollari. In questo momento storico, proprio qui, ed è la cosa che lui dice, dobbiamo sapere chi siamo. C'è una guerra in atto di cui nessuno sa nulla, sì? Attraverso YouTube. L'impronta del cimitero di Arlington, dove è sepolto John Fitzgerald Kennedy, visto da Google, è una grande, un muro rotondo con una, il sentiero è la Q. Il figlio di Kennedy, che è quello che è morto nel famoso aereo, non è morto, è con i patrioti, i veterani americani che andavano in guerra in Afghanistan a combattere i terroristi, i talebani, perché hanno fatto l'attentato alle Torri Gemelle. Le Torri Gemelle sono un attentato finto organizzato dai sionisti per problemi di assicurazione, perché ha fatto comodo questa cosa. C'è un altro fatto che ha fatto scatenare questa rivolta, che sono i famosi nastri, le email nascoste della Clinton, dove si parla di Pedogate, i nastri di Weinstein, quello delle violenze a dare agenda, eccetera. Ultimo secondo, Riccardo, grazie. Ha svelato tutto un mondo di, che permette di avere i grimaldelli per scardinare il sistema, e il sistema si chiama Federal Reserve. Io sono contro i capi, specialmente la proposta che dice, per esempio, il dottore, che io rispetto, che dice dobbiamo scrivere e rivolgersi attentamente a Renzi, a quelli lì. E il sistema per me è da rifare tutto, si riparte da zero, si deve ragionare, passare. Hai fatto un esempio, scusa, non volevo. Cioè, il sistema, come siamo qui, per me è partecipo, perché siamo qui in opposizione, dobbiamo rafforzarci e andare avanti. Decidere che abbiamo adesso un capo non è questo, forse fare dei gruppi di studio, chi si studia la medicina, arrivare sul movimento operaio. Finisco con una frase: quando tu leggi la storia dei Rothschild, loro hanno finanziato la rivoluzione francese con un cavaliere che andava a Parigi portando il manuale per la rivoluzione francese. Un fulmine l'ha colpito, hanno scoperto che era finanziata. Hanno finanziato Stalin, hanno finanziato il bolscevismo, hanno finanziato Mussolini, hanno finanziato Hitler. Se vuoi rimettere in lista per un intervento d'eccezione.